Quest'anno siamo chiamati a una nuova esperienza, quella della realizzazione di un momento di Open Day che appunto ci vede necessariamente al di là di uno schermo. Speriamo che in prospettiva futura si possa riguadagnare l'importanza dell'esperienza. Della presenza fisica, aspetto che per noi è particolarmente importante anche in relazione ai temi e alle questioni di cui ci occupiamo in ambito pedagogico, dove evidentemente la dimensione della presenza è una dimensione preziosa rispetto anche a ciò che afferisce al lavoro educativo. Bene, io mi presento innanzitutto, sono Pierangelo Barone. Ho piacere e il compito di presiedere questo corso di laurea, il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. Ho iniziato appunto io questa giornata con l'intenzione di darvi alcune delle indicazioni più generali che riguardano la struttura la tipologia di offerta formativa di questo corso. Insieme a me sono oggi presenti la professoressa Maria Benedetta Gambacorti, che prenderà parola dopo di me per in modo specifico trattare una delle attività, direi, strategiche e importanti del corso di laurea, ovvero il tirocinio. Tirocinio formativo e ancora il professor Mario Vergani che appunto si alternerà e prenderà la parola dopo la professoressa Gambacorti per presentarvi alcuni altri aspetti importanti, nonché l'aspetto forse più interessante per voi anche oggi, che è quello relativo ai criteri e ai requisiti di ammissione al nostro corso di laurea. Abbiamo poi anche la presenza delle rappresentanti degli studenti, Francesca Maria Turiano e Rebecca Coacci, che hanno gentilmente dato la disponibilità oggi a essere con noi. Per contribuire attraverso anche una loro riflessione, un loro piccolo contributo relativamente alla loro esperienza come studentesse del corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, che peraltro le ha viste appunto attraversare il primo anno, quindi l'esperienza da matricole del corso magistrale. Bene. Fatte queste doverose premesse, inizierei per l'appunto a inoltrarmi un po' di quelle che sono le caratteristiche, gli aspetti più significativi di questo corso di laurea rispetto alla sua struttura e alla sua forma. Quindi direi che possiamo passare alla prima slide in questo senso. Dunque, partiamo naturalmente da degli aspetti, diciamo così, più generali che riguardano la forma che caratterizza il corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, ovvero appunto che si tratta di un corso che fornisce un titolo unico che si delinea appunto come qualifica in quanto esperti in scienze pedagogiche. È un corso di 2 anni, di durata biennale, complessivamente prevede l'acquisizione di 120 crediti formativi. Che sono distribuiti non esattamente in modo, diciamo così, una suddivisione
proporzionale tra primo anno e secondo anno, anche perché una parte di questi crediti sono attribuiti tanto alle attività di laboratorio quanto alle attività di tirocinio e quanto infine alla prova finale, che contribuisce in maniera importante al raggiungimento appunto del totale dei crediti che sono previsti dal corso di laurea. Complessivamente quindi il corso di laurea è strutturato su 12 esami che sono riferibili a 12 insegnamenti che, come vedremo, sono in alcuni casi previsti come insegnamenti obbligatori all'interno del proprio piano di studi, in altri casi si tratta di insegnamenti che possono essere scelti tra alcune varianti. Vi sono poi tre laboratori previsti, questi laboratori, ma questo lo vedrete anche lo vedremo anche tra poco, sono associati a tre insegnamenti del corso di laurea. Due di questi laboratori si svolgono nel primo anno del corso e sono appunto associati a due insegnamenti di primo anno. Il terzo laboratorio è invece associato a un insegnamento di secondo anno, quindi viene svolto più tardi. È importante dire che le attività di laboratorio, ma a questo punto si ragionerà anche quando presenteremo il piano di studi, sono attività di tipo obbligatorio, cioè di fatto vanno frequentati e appunto è necessario tenere, diciamo così, la frequenza sufficiente prevista per l'approvazione del laboratorio stesso, che è condizione per poter poi sostenere anche l'esame dell'insegnamento specifico. Questo apre una questione interessante che riguarda appunto l'obbligatorietà della frequenza di questo corso di laurea, che è prevista unicamente per questi laboratori e per le attività di tirocinio. Non c'è invece obbligo di frequenza, evidentemente, rispetto ai corsi, agli insegnamenti. Oltretutto, chiaramente, questa è una questione che oggi porrebbe e pone una serie di questioni rispetto alla situazione che stiamo attraversando, dove appunto la dimensione della frequenza è rideclinata attraverso delle soluzioni e delle scelte che consentano a tutti di poter rispondere a questa necessità formale, che è determinata anche dall'ordinamento didattico del corso di laurea, ma che per l'appunto tiene conto necessariamente delle esigenze che derivano dalla riorganizzazione che è richiesta per le attività da remoto, per le attività a distanza. Ma su questo poi naturalmente avremo modo anche di interloquire se vi sono delle domande specifiche in merito riguardo appunto a come si potrebbe determinare la didattica nel prossimo anno accademico. Abbiamo detto 12 esami, vi ho detto 12 esami, tre laboratori, il tirocinio e appunto la prova finale, che è il lavoro di tesi magistrale che andrà a concludere il percorso per l'acquisizione di tutti i crediti che consentono l'acquisizione del titolo di dottore in scienze pedagogiche. Direi che possiamo passare quindi alla slide successiva. Allora, importante evidenziare quali sono gli aspetti per noi rilevanti nella offerta formativa, nella proposta formativa del corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, rispetto appunto alle possibili ricadute professionali. Allora, questo corso di laurea è sostanzialmente orientato a sviluppare appunto tre aree professionali, che sono indicabili
nella consulenza pedagogica e la progettazione educativa, nel coordinamento e l'organizzazione dei servizi e nella consulenza filosofica. Questo di fatto trova la sua, diciamo così, spiegazione all'interno della struttura stessa del piano formativo. Come avrete modo di vedere analizzando il piano di studi, il nostro corso di laurea è un corso in cui sono previsti molti insegnamenti, come d'altra parte non potrebbe essere altrimenti, di area pedagogica, ma anche un nutrito gruppo di insegnamenti di area filosofica e alcuni insegnamenti di area psicologica e di area organizzativa. Questo per l'appunto nell'ottica non soltanto sottolineare un aspetto per noi molto importante che è relativo all'interdisciplinarietà del corso, ma per il fatto che queste competenze che noi diciamo così ci proponiamo di sviluppare richiedono per l'appunto un attraversamento di quei saperi che contribuiscono in maniera importante a profilare delle aree di conoscenza e di professionalizzazione che sono fortemente collegate per l'appunto a questi ambiti disciplinari. Per cui da un lato la consulenza pedagogica che evidentemente caratterizza in maniera importante anche la nostra proposta formativa, in qualche modo è diciamo l'elemento che si è scelto di valorizzare come elemento di specializzazione in qualche modo appunto di un percorso di secondo livello in ambito pedagogico a cui si connettono anche se naturalmente poi rimanda a altre possibili funzioni e altri possibili compiti professionali, tanto il coordinamento quanto appunto la consulenza filosofica, ma su questi aspetti avremo modo di tornare tra pochissimo. Ecco, dal punto di vista delle codifiche ISTAT, il corso prepara alle professioni di esperti della progettazione formativa e curriculare e di consiglieri dell'orientamento. Ovviamente dovete sempre considerare che le codifiche ISTAT sono codifiche molto generali, molto ampie, dentro cui si può declinare una molteplicità di posizioni professionali che poi trovano riscontro nei contesti territoriali, nei servizi, negli ambiti nei quali è possibile operare dal punto di vista di una professionalità di secondo livello in ambito pedagogico. Quindi procedendo verso quelle che sono le caratteristiche che definiscono la figura del pedagogista, che rappresenta per l'appunto la figura professionale alla quale il corso di laurea intende contribuire, il pedagogista si configura per l'appunto come un professionista di livello apicale, cioè è un professionista che opera in situazioni e in contesti lavorando soprattutto su un piano di coordinamento, di ricerca, di progettazione e di intervento che è orientato soprattutto a facilitare, a supportare, a offrire per l'appunto consulenza, offrire spazi di elaborazione attraverso la supervisione o attraverso attività di formazione per coloro che operano negli ambiti
educativi, socio-educativi più generali che possono appunto riguardare le professioni educative. In questo senso parliamo di un professionista di secondo livello, proprio perché è più, diciamo così, chiamato in causa rispetto a ruoli di responsabilità che operano a contatto con adulti, con compiti e responsabilità educative, che non appunto lavorando in modo diretto con l'utenza. Questo naturalmente non esclude, questa è una domanda che naturalmente ci viene proposta e che anticipo rispetto alla possibile risposta, questo naturalmente non significa che il pedagogista non possa lavorare ad un primo livello, anzi il titolo magistrale in scienze pedagogiche è un titolo che di fatto consente di lavorare con appunto con i bambini, con i ragazzi al primo livello, purché appunto siano rispettate alcune condizioni di cui avremo modo magari di ragionare insieme, perché su questo ci sono tutta una serie di aspetti importanti su cui vale la pena riflettere. Mi riferisco a alcune delle domande che mi sono giunte da alcuni studenti interessati al corso di laurea rispetto alla possibilità di lavorare ad esempio in servizi della prima infanzia 0-3. Ecco, in relazione a questo è importante precisare che ad esempio il pedagogista deve comunque, è previsto comunque per legge che abbia nel proprio curriculum, nella propria formazione, un numero di crediti, per la precisione 60 crediti, riferibili all'indirizzo, a un indirizzo infanzia. Sono crediti che naturalmente oggi sono previsti nei corsi di laurea triennale in scienze dell'educazione, ma per evidenti ragioni non sono prevedibili e non è possibile attivarli all'interno di un corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. Quindi per diciamo così, risolvere e semplificare la questione, il pedagogista può lavorare come educatore di primo livello, ma non può farlo se non ha una formazione pregressa che ha previsto l'acquisizione di quei crediti specifici di indirizzo infanzia, non può farlo appunto nei servizi della prima infanzia, come per esempio appunto la scuola dell'infanzia o gli asili nido. Dunque, il pedagogista è comunque figura di secondo livello che svolge appunto funzioni di progettazione, di coordinamento, di intervento e valutazione pedagogica nei più svariati contesti educativi formativi, e può farlo tanto appunto negli ambiti socio-educativi quanto negli ambiti socio-assistenziali e socio-sanitari, ma con riguardo agli aspetti peculiarmente socio-educativi, nel senso che ovviamente si ritrova a poter operare analogamente all'educatore professionale che consegue la laurea in scienze dell'educazione, quindi la L19, a poter operare nell'ambito educativo, socio-educativo, anche nel comparto socio-sanitario, ma solo relativamente a quelle che sono le competenze e gli aspetti squisitamente socio-educativi. Naturalmente appunto poi il pedagogista svolge anche funzioni relative all'attività didattica, all'attività di ricerca e all'attività di sperimentazione, come previsto peraltro dalla legge che è stata approvata relativamente appunto al profilo dell'educatore professionale e del pedagogista, che è stata promulgata attraverso la legge di bilancio 205 del dicembre del 2017. Entrando nel merito delle funzioni e quindi delle attività che il pedagogista può svolgere, è importante sottolineare questi aspetti che sono
aspetti che si riscontrano, si ritrovano in maniera continua nei diversi servizi e nei diversi enti che appunto intervengono negli ambiti educativi in senso generale. Il pedagogista è figura che progetta, che coordina, ma anche che va, che realizza e che valuta interventi e trattamenti educativi e formativi che sono diretti alla persona. Da questo punto di vista, quindi si occupa soprattutto degli aspetti che consentono poi l'attuazione degli interventi stessi. Dunque ha in questo senso un ruolo per l'appunto di tipo apicale. Ancora effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e anche la valutazione funzionale di tipo pedagogico e dunque in questo senso è una figura che è chiamata a collaborare in contesti dove sono presenti equip di tipo plurispecialisti. Ancora programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani relativi agli ambiti della formazione permanente, quindi i suoi ambiti di riferimento non si limitano evidentemente all'infanzia, all'adolescenza, ai minori in generale o alla disabilità, ma si amplia a tutte le aree in cui la dimensione educativa e formativa riguarda gli individui, riguarda i soggetti, dunque ovviamente coinvolge anche gli adulti in quella progettualità che è legata per l'appunto ai percorsi che accompagnano nel corso della vita le persone. Progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale, anche manageriale. Questo significa che la figura del pedagogista è una figura che è prevedibile possa essere diciamo, chiamata a esercitare la propria professione anche in contesti aziendali, laddove le competenze sono legate soprattutto all'ambito delle risorse umane e rispetto appunto alla formazione dei professionisti in relazione a competenze che richiamano ovviamente gli ambiti specifici legati alle aree disciplinari di cui in cui si delinea appunto il proprio percorso formativo rispetto a questo corso di laurea. Realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente e nonché di consulenza, cioè si occupa per l'appunto di supportare individui o gruppi rispetto a passaggi che possono riguardare le scelte che sono, che possono appunto attraversare il proprio percorso esistenziale, sia rispetto al percorso evolutivo, quindi diciamo così, in riferimento soprattutto agli ordini scolastici, per cui un orientamento che si sviluppa e si svolge dentro i contesti nei quali ci sono appunto necessità di accompagnare alla scelta i ragazzi nei loro percorsi futuri, ma anche in relazione all'orientamento permanente, ovvero per l'appunto rispetto a contesti che possono riguardare più scelte esistenziali legate all'ambito lavorativo, aziendale. Dunque, in questo senso opera attraverso competenze consulenziali che sono finalizzate a funzioni come quelle appunto che sono strettamente legate alla dimensione orientativa. Ancora coopera alle definizioni delle politiche formative, questo naturalmente soprattutto in quei contesti e in quelle situazioni in cui
la figura del pedagogista è chiamata a ragionare e a riflettere sulle progettazioni e gli interventi territoriali, offre consulenza per pianificazione e gestione dei servizi di rete nel territorio, nel senso per l'appunto che la sua professionalità può essere esercitata in relazione allo sviluppo di comunità e alla gestione appunto dei servizi che un territorio mette in atto sul piano appunto naturalmente ancora delle implicazioni educative e formative dei servizi stessi. Ancora offre consulenza per l'attuazione di sistemi integrati, per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze, dunque ancora una volta nell'ottica di esercitare una professionalità dove le proprie funzioni sono legate a una capacità di favorire i processi di condivisione e di costruzione appunto di sistemi tra loro integrati che permettano la valorizzazione individuale delle persone che appartengono a una certa organizzazione e appunto in funzione anche della capacità di svilupparne le competenze. E infine potremmo dire coordina, infine, nel senso che naturalmente l'elenco potrebbe ulteriormente sfaccettarsi, queste sono certamente le dimensioni più, diciamo, più consuete, più comuni che possono essere ricondotte alla professionalità pedagogica, coordina servizi educativi e formativi territoriali, ovvero opera all'interno delle cooperative, all'interno degli enti che gestiscono servizi educativi e formativi sui diversi territori. Quindi andando a esaurire quello che è, diciamo così, un po' l'insieme degli aspetti che riguardano la professionalità pedagogica e le sue caratteristiche, gli obiettivi formativi del nostro corso di laurea è quello appunto di formare dei professionisti che siano in grado di proporre consulenze pedagogiche in senso lato rispetto appunto a problematiche complesse, dunque in relazione ai diversi e molteplici contesti nei quali viene a essere necessaria appunto una figura con le competenze pedagogiche consulenziali. Gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo, formativo, di cura e di assistenza. E dunque appunto, come dicevamo, ritorniamo a quei tre orientamenti, a quelle tre aree di professionalizzazione che abbiamo richiamato all'inizio, quella appunto della consulenza pedagogica, quella del coordinamento e quella appunto della consulenza filosofica, con la quale si sottolinea, si intende appunto una competenza, una capacità relativa all'offrire consulenze di riflessione e di chiarificazione esistenziale rispetto sia a percorsi individuali che di gruppo, che possono appunto essere messi in campo in determinati momenti della vita appunto soggettiva, ma anche della vita di un gruppo, di un'equipe, di un'organizzazione, tanto nei contesti di normalità quanto in contesti di disagio. Ecco, quindi gli obiettivi formativi evidentemente il piano di studi discende essenzialmente da questa ipotesi, da questa proposta che è legata allo sviluppo di queste capacità e di queste competenze specifiche. In ultima analisi direi quindi che la preparazione a cui rimanda questo corso di laurea si gioca su due versanti fondamentali. Da un lato una capacità di tipo, noi diciamo, di tipo critico-riflessivo,
una capacità cioè di leggere e interpretare i problemi che si possono presentare all'interno dei contesti educativi e nei processi educativi e formativi che caratterizzano per l'appunto quei contesti. Dunque appunto una capacità in questo senso di saper guardare, analizzare, riflettere e interpretare criticamente e quindi sempre con uno sguardo attento a cogliere le problematicità rilanciandole dentro possibili riflessioni che possono generare trasformazioni, comprensioni diciamo così di tipo modificatore che appunto sono una caratteristica sulla quale noi insistiamo molto attraverso le varie proposte di attivazione che durante il corso di laurea all'interno degli insegnamenti attraverso la proposta di esercitazioni, di simulazioni, di situazioni che fanno anche fare, oltre che confrontarsi con la teoria, permettono per l'appunto di acquisire una capacità di questo tipo. Dall'altra parte, evidentemente, per poter esercitare queste capacità è necessario anche conoscere le metodologie e gli strumenti che appunto costituiscono il bagaglio professionale di un pedagogista. E dunque, in questo senso, la preparazione specifica alla quale punta il corso di laurea è quella di acquisire competenze e conoscenze rispetto a queste metodologie, a questi strumenti utili, anzi fondamentali appunto, per poter operare sul piano della consulenza, sul piano del coordinamento e sul piano appunto della gestione di contesti di gruppo e di tipo organizzativo. Accennavo alla questione dei laboratori che per l'appunto costituiscono una parte importante della proposta formativa. I laboratori, come vi dicevo, sono attività a frequenza obbligatoria. Gli obiettivi dei laboratori sono legati alla possibilità per l'appunto di entrare dentro le situazioni che possono appunto caratterizzare un approfondimento delle questioni teoriche che si incontrano all'interno dell'insegnamento. Si tratta appunto di una proposta che è volta a cercare di concretizzare alcune delle questioni che emergono all'interno delle riflessioni teoriche che accompagnano poi anche la preparazione del pedagogista. Dunque nei laboratori ovviamente si lavora molto su studi di caso attraverso una metodologia di tipo attivo, partecipativo, che appunto riguarda il coinvolgimento di ciascuno nel percorso e appunto nella elaborazione anche degli elementi riflessivi e teorici che sono rappresentati e sono sviluppati all'interno dell'insegnamento. I laboratori sono una caratteristica specifica della nostra proposta perché in questo senso crediamo molto nel fatto che il lavoro pedagogico non possa prescindere dal mettersi in situazione. Dunque il laboratorio vuole provare in qualche modo a costruire esperienze che possano far mettere in situazione ciascuno degli studenti per appunto poter fare esperienza, anche se naturalmente come ogni laboratorio rimane sempre un'esperienza che si dà dentro uno spazio
piace chiamarlo di tipo finzionale. Da questo punto di vista, naturalmente, il laboratorio cerca di coniugare in maniera concreta, in maniera attiva, la dimensione appunto dell'attivazione, dell'esercitazione con la dimensione riflessiva che emerge a partire appunto dall'esperienza svolta. Dunque per questo per noi sono importanti i laboratori, per questo crediamo che siano delle attività che debbano essere frequentate da tutti gli studenti, anche per coloro che per ragioni varie non riescono a seguire direttamente gli insegnamenti nella loro erogazione. Dunque, a questo punto direi che io posso lasciare spazio alla professoressa Gambacorti, che appunto ci introdurrà a un'altra componente importantissima della proposta formativa del corso di laurea, che per l'appunto costituisce l'altra attività obbligatoria prevista dal corso di laurea. Bene, buongiorno a tutti. Sono qua oggi per presentarvi questa parte legata ai tirocini formativi di orientamento. Vi ricordo prima, su sollecitazione di una domanda che ci è giunta dalla chat, che l'incontro viene registrato e in parte verrà poi forse pubblicato. Online, pubblicato sul sito tramite dei tagli o degli arrangiamenti che verranno poi fatti in corso d'opera, però in questo momento stiamo registrando. Tornando ai tirocini formativi di orientamento, sono un'altra parte su cui il corso di laurea investe e a cui tiene veramente tanto e pensiamo siano un'esperienza, una parte veramente caratterizzante questo specifico corso di laurea. Il tirocinio viene chiamato tirocinio formativo e di orientamento in sigla TFO e questo nome TFO sarà quello che poi vi accompagnerà nell'esperienza pratica per chi di voi deciderà poi di iscriversi e è un'altra attività obbligatoria prevista al secondo anno e che occuperà buona parte del secondo anno, da ottobre a giugno tendenzialmente, e copre un monte ore di 150 ore a cui corrispondono 6 CFU. È una attività sfidante e davvero formativa per come l'abbiamo vista essere messa in atto ed essere vissuta dagli studenti, sfidante perché sappiamo bene, ce lo diceva già Dewey, che non tutte le esperienze sono educative di per sé, ma deve esserci una certa discontinuità e un certo grado di sfida perché un'esperienza possa costituirsi in maniera educativa e quello che speriamo è che questo TFO possa essere un'esperienza educativa e formativa per chi lo frequenta. È un'esperienza che sostanzialmente vuole far sperimentare uno sguardo di secondo livello e far sì che si comprendano effettivamente le funzioni che possono essere svolte a livello professionale nei servizi da un professionista educativo di secondo livello. In questo senso è un'esperienza che vuole provare a porre le basi perché ogni studente possa costruire un proprio sé professionale in vista dell'andare poi a esercitare effettivamente una o più funzioni di secondo livello sul piano lavorativo. Verrà poi questa esperienza presentata molto più nello specifico ed entrando nei dettagli all'inizio del primo anno di ogni inizio di anno accademico e anche alla fine del primo anno e all'inizio del secondo, proprio prima che si inizi effettivamente a frequentare il TFO. Questa sperimentazione dello sguardo di secondo livello è estremamente basata sul far vivere una postura di ricerca, una postura di ricerca perché pensiamo che lo sviluppare uno sguardo di ricerca, un'abilità di ricerca sia proprio una competenza strategica e trasversale per qualsiasi funzione di secondo livello. E proprio su questo aspetto, infatti,
abbiamo costruito il secondo appuntamento di Open Day previsto per il 12 giugno, che entrerà proprio nel vivo di questa dimensione su cui il corso di laurea investe e crede enormemente. Direi che per i tirocini è sufficiente come prima presentazione. Passo quindi la parola al professor Vergani, che si addentrerà nei piani di studio. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Mario Vergani e tengo l'insegnamento di filosofia secondo anno. Allora, la mia partecipazione, diciamo, contributo all'incontro di oggi nella prosecuzione della presentazione del vostro corso si riferisce a due aspetti. Uno, alla questione del piano formativo, e il secondo aspetto, vi dirò qualcosa anche sul tema dell'accesso. Per quanto riguarda il piano formativo, siamo allo strumento che serve per concretizzare gli elementi, che sono stati già richiamati da chi ha parlato prima di me, cioè gli elementi che hanno a che fare con la figura professionale e con gli obiettivi del nostro corso. Quindi passo proprio nella concretezza del nostro piano di studio, dicendo intanto che il piano di studio si compone di 12 esami. Questi 12 esami sono distribuiti su 2 anni. La distribuzione che abbiamo pensato sui 2 anni è una distribuzione che è finalizzata anche ad avere un equilibrio rispetto anche al vostro impegno di studio, cioè 7 esami nel primo anno, 5 esami nel secondo anno, tenuto conto che ci sono poi nel secondo anno, anche come aveva detto prima la professoressa Gambacorti, un certo numero di ore significativo per quanto riguarda appunto il tirocinio e ovviamente anche il percorso finale per l'elaborato di laurea. Rispetto a questi insegnamenti ci sono alcuni insegnamenti che noi pensiamo siano quelli di base per costruire quella figura, elaborare e performare quella figura professionale che vi è stata indicata in precedenza dal professor Barone. Questi sono distribuiti, sia questi insegnamenti obbligatori distribuiti sul primo e sul secondo anno. Accanto a questi invece degli insegnamenti che sono a scelta. Allora, su 12 complessivamente noi abbiamo 4 insegnamenti a scelta tra il primo e il secondo anno, 2 al primo anno e 2 al secondo anno. Quindi, come vedete, da una parte siamo convinti che sia giusto e appunto noi vi proponiamo appunto un piano formativo, come dire, pensato e anche che ha una sua, diciamo così, impostazione che deve essere rispettata. Dall'altra parte però la possibilità poi di variare, di approfondire sulla base anche di quegli interessi e di quegli orientamenti possibili che sono già stati enunciati prima, appunto, che possono andare in direzioni diverse, come appunto la consulenza, l'elemento organizzativo della progettazione, oppure l'elemento, diciamo così, della consulenza filosofica. Ora, per venire poi, diciamo, ai contenuti appunto del nostro piano formativo, nel primo anno, come vedete da questa prima slide, abbiamo 5 insegnamenti obbligatori. Di questi, 2 sono con laboratorio, proprio per quella circolarità tra teoria e prassi che veniva prima menzionata. Ora, riguardo a questi, come vedete, la logica delle nostre scelte va nella direzione appunto, da una parte, di fornire appunto gli elementi fondamentali, che sono quelli della, vedete, primo insegnamento, fondamenti della consulenza pedagogica, fondamenti di pedagogia, però evidentemente con un orientamento consulenziale, presupposto che già nella formazione triennale, diciamo così, l'impianto, diciamo così, gli elementi di fondo del sapere pedagogico ed educativo sono già stati acquisiti. Così anche, accanto appunto ai fondamenti della consulenza pedagogica, ci sono, diciamo così, degli insegnamenti di base che hanno a che fare, da un lato, con la ricerca e quindi con gli aspetti metodologici, come potete vedere il primo di questi, metodologia della ricerca pedagogica, altri che hanno a che fare invece con l'elemento della progettazione, cioè con l'elemento anche operativo in situazione, ed altri ancora, come per esempio le pratiche filosofiche, lo vedremo anche dopo, che hanno più a vedere con gli elementi epistemologici. Ecco, questi secondo noi sono elementi di base, di fondo, che tutti gli studenti devono acquisire nel corso del primo anno. Accanto a questi poi invece
la possibilità, qui passerei alla slide successiva, la possibilità sempre nel primo anno di fare delle scelte che hanno a che fare con invece una serie di approfondimenti che vanno nelle tre direzioni che sono stati dei tre orientamenti che sono già stati enunciati. Quindi qui vedete sono insegnamenti che hanno a che fare o con di nuovo rami specifici, modelli specifici o orientamenti teorici specifici del campo pedagogico, ma anche con la riflessione più ampia della filosofia e delle altre scienze umane. Nel secondo anno poi abbiamo di nuovo, quindi possiamo passare di nuovo al secondo anno, gli obbligatori, ecco abbiamo anche qui tre insegnamenti obbligatori e anche qui pensati proprio per dare, diciamo così, una formazione solida di base a tutti, le politiche sociali in modo che ci sia una conoscenza dei settori, dell'operatività e del funzionamento dei diversi ambiti in cui vi confronterete con il tema delle politiche sociali e poi invece alcuni orientamenti di stile di ricerca e di stile di riflessione pedagogica o alcuni ambiti come per esempio, quindi orientamenti o ambiti come per esempio il tema della consulenza nel disagio. Da ultimo, nel secondo anno, abbiamo poi un nuovo insegnamento a scelta, quindi secondo anno a scelta, passerei alla slide successiva. Ecco, qui vedete, le alternative sono numerose, uno di questi può essere scelto, qui si tratta invece di, appunto, è molto libero perché si tratta di confrontarsi con le cornici teoriche che dialogano con la pedagogia, quindi come vedete anche altre scienze umane, vedete la filosofia, la psicologia, i settori organizzativi per esempio. Da ultimo abbiamo un insegnamento che invece è un insegnamento puramente a scelta, questo tipicamente viene utilizzato dai nostri studenti per recuperare qualcuno degli insegnamenti a scelta che non avevano potuto inserire dentro il piano di studi, oppure però può essere scelto liberamente da altri insegnamenti di Ateneo, però evidentemente sempre di livello magistrale. Ecco, questo per quanto riguarda l'impianto. Come vedete, quindi c'è una dimensione, diciamo così, formativa che noi abbiamo deciso essere piuttosto, diciamo così, non dico rigida, ma diciamo, ci siamo assunti la responsabilità di impostarli in maniera piuttosto solida. E però anche lo spazio, come vedete, per poi modulare a seconda dei vostri interessi il vostro piano di studi. Il piano di studi all'inizio dell'anno, se verrete chiamati a formularlo, ma ci sarà un piano di studi flessibile, ci sarà poi modo durante l'anno anche di rivederlo. Ora, rispetto a queste proposte che noi facciamo, ci tengo anche a dire però che abbiamo anche una serie di altri elementi possibilità di partecipare ad altre proposte, conferenze, laboratori, attività o autoattivazioni anche di gruppi di studenti che per noi sono molto importanti, a nostro parere sono molto importanti e fanno la ricchezza anche del nostro corso, questo è molto importante. E aggiungo anche che se è vero che la frequenza non è obbligatoria, certamente qui si tratta di anni formativi essenziali per voi e quindi per quanto possiate, nei limiti anche poi che sono quelli attuali della partecipazione, per quanto possiate partecipare il più possibile alla vita del corso di laurea è certamente qualcosa che arricchirà in maniera molto significativa la vostra formazione. Dopodiché passo a dirvi qualcosa anche riguardo alle norme relative all'accesso. Ora, per quanto riguarda le norme relative all'accesso, questo è un tema piuttosto, diciamo così, immagino anche per voi che avete diversi dubbi su questo, cerco di essere il più chiaro possibile. Allora, per poter accedere c'è bisogno di tre elementi. I tre elementi sono, uno, il titolo di studio, secondo, dei requisiti curricolari e terzo, dei requisiti linguistici. Allora, passerei alla slide successiva. Per quanto riguarda, ecco, intanto, prima questione da chiarire. Allora, qui non si tratta di mettere delle norme, la parola norme relativa all'accesso è una parola molto forte, quindi il problema non è le norme, il problema è avere la possibilità di seguire un percorso formativo in maniera adeguata.
E quindi anche le indicazioni che noi abbiamo messo, le scelte che abbiamo fatto riguardo per esempio ai requisiti curriculari vanno in quella direzione. Sostanzialmente, come potete leggere qui, nella direzione di possedere una serie di elementi formativi di base del sapere pedagogico e di avere comunque una formazione di primo livello che abbia a che fare con il mondo dell'educazione, tipicamente chi ha fatto la triennale in educazione ha questi requisiti, no? Che consentono però di fare comunque un lavoro che, essendo un lavoro di livello magistrale, è impegnativo, ha una sua difficoltà, quindi la logica appunto dell'introduzione dei requisiti curricolari è questa, cioè una logica che consenta poi di seguire adeguatamente il percorso proposto. Ecco qui allora, per andare poi nello specifico, per quanto riguarda i titoli di studio, qui bisogna avere o una laurea di primo livello, tipicamente chi ha fatto educazione alla laurea di primo livello e conseguentemente anche i requisiti curricolari, oppure una laurea specialistica, una laurea magistrale o una vecchia laurea quadriennale, oppure un titolo accademico che è stato conseguito anche all'estero, però ripeto, a questo punto deve essere riconosciuto. Questo per quanto riguarda i titoli di studio. Poi ci sono i requisiti curricolari. Ora passiamo ai requisiti curricolari. Ecco qui. Allora, i requisiti curricolari sono questi. Come potete vedere, è necessario avere almeno 56 CFU nei seguenti settori. Vedete, c'è un peso significativo, i seguenti settori sono poi, qui li leggo anche, settore antropologico, filosofico, organizzativo, psicologico, sociologico e ovviamente pedagogico. Ora, di questi 56, evidentemente il peso maggiore va obbligatoriamente all'area pedagogica. E infatti di questi 56, 16 CFU devono essere di area pedagogica. Gli altri 40 devono appartenere ad almeno due aree disciplinari tra quelle che ho elencato in partenza. D'accordo? E questo perché appunto non ci sia insomma, il presupposto che c'è una formazione ampia e che non sia limitata soltanto ad un settore. E questo è per quanto riguarda i cosiddetti requisiti curricolari. Poi abbiamo un altro requisito che è il requisito linguistico. Ormai da due anni il requisito linguistico prevede il possesso appunto di una competenza di livello B2 nelle lingue europee. Ora questo livello B2 può essere acquisito in un modo differente. Come vedete qui tipicamente le tre modalità, cioè una certificazione rilasciata da un ente accreditato dell'Ateneo, oppure un esame di almeno 5 CFU che è stato sostenuto nella carriera precedente, appunto di una lingua relativa ad una lingua europea, oppure il superamento di una prova di Ateneo per gli studenti iscritti in Bicocca, cioè il nostro sistema Rosetta Stone. Come vedete nell'indicazione, nel testo, in questa slide in alto, è precisato che quest'anno, in deroga, per una serie di circostanze che adesso non sto ad elencarvi, non ultimo anche però la vicenda che insomma tutti ci coinvolge, in deroga è possibile acquisire questo requisito linguistico B2 entro il primo anno di corso. Questo per quanto riguarda appunto le norme di accesso. Dopodiché, per i profili più, diciamo così, dettagliati sulla formulazione della graduatoria o cose di questo genere, se è il caso, ne parliamo, però certamente queste verranno pubblicate in maniera specifica con il regolamento del corso di studi dell'anno prossimo e poi con il bando. Tipicamente il bando, per esempio, l'anno scorso è apparso a fine giugno, verso fine giugno, quindi dovete aspettare ancora qualche settimana, ma tra poco uscirà il bando e il regolamento. Lì trovate altri elementi più dettagliati. Forse per intanto direi che è sufficiente questo. Se ci sono richieste di chiarimento ulteriori, farò lasciare spazio alle domande. Anche perché mi sembra importante in questo momento, appunto, visto che abbiamo le rappresentanti degli studenti, la loro presenza è preziosa, sentire le loro voci. Buongiorno a tutti, se volete inizio a parlare io, sono Rebecca Quacci, rappresentante degli studenti a scienze pedagogiche e diciamo che appunto vorrei raccontarvi sommariamente
perché credo che valga la pena frequentare, studiare nel corso di laurea di scienze pedagogiche. E diciamo che le due parole che mi vengono in mente pensando al corso di studio sono eterogeneità e riflessività. Eterogeneità per quanto riguarda sia la varietà dei corsi, quindi c'è chi affronta lezioni più frontalmente, chi invece sceglie una didattica partecipata, cosa che avviene molto spesso a dire il vero, ma è molto variabile anche all'interno della didattica partecipata, non è scontato che venga fatta da tutti i docenti nello stesso modo, quindi è molto interessante, molto, molto bello e stimola soprattutto appunto la voglia di partecipare a lezione. Quello su cui voglio essere chiara comunque è che le lezioni appunto non essendo obbligatorie sì, sono molto molto belle, se riuscite a frequentare ve lo consiglio caldamente, ma allo stesso tempo è un'università totalmente sostenibile anche da non frequentante, tanto che la maggior parte degli studenti di scienze pedagogiche, quindi dei miei compagni, sono lavoratori studenti, quindi abbiamo un'alta percentuale di non frequentanti in sostanza, quindi è già un'università pensata in questo senso. E eterogeneità anche per quanto riguarda appunto la varietà di persone che frequentano scienze dell'educazione, di scienze pedagogiche che appunto non tutte vengono da scienze dell'educazione, ma da vari corsi di laurea, da varie parti d'Italia, e quindi è molto interessante anche da questo punto di vista dei colleghi che poi si incontreranno. Molti sono magari più adulti, hanno già esperienza di coordinamento o di lavoro, quindi è molto interessante dal punto di vista anche dell'eterogeneità degli studenti. E la seconda parola appunto è riflessività invece. Appunto, questo corso di laurea, penso che la professoressa Gambacorti mi ha rubato Dewey, ma io quello che avevo pensato di dire è che Dewey dice l'azione slegata dal pensiero è cosa morta. E secondo me in questa magistrale questo concetto viene fatto passare veramente molto bene, anche paradossalmente a livello pratico, come dicevamo poco fa, quindi sia a livello mentale, quindi una stimolazione intellettuale sicuramente notevole, sia a livello pratico, ma sempre queste due cose sempre di pari passo, quindi senza mai farsi sfuggire né l'una né nell'altra cosa. È molto interessante, e anche se posso dire due cose anche su questo secondo semestre alternativo, diciamo così. Comunque penso che il nostro corso di laurea abbia saputo tener botta, diciamo così, molto bene a questa emergenza. Le lezioni sono state comunque partecipate qualora l'obiettivo dell'insegnamento fosse quello anche di fornire lezioni partecipate, e qualora invece si preferisse lezione frontale sono state frontali, quindi sono state molto, molto, è stato molto coerente. Poi per l'anno successivo non si sa ancora come si svolgeranno le lezioni, ma per il momento il primo semestre è stato molto interessante, soprattutto per questi aspetti che vi ho detto, anche per l'eterogeneità degli allievi, che spero che non si perda minimamente, e per la riflessività. E vi ringrazio e lascio la parola alla mia collega Francesca. Buongiorno, Rebecca mi ha praticamente rubato le parole di bocca. Io ho scelto, all'inizio avevo scelto questo corso perché le materie del piano di studi mi corrispondevano di più, quindi ho scelto la bicocca per questo, mai pensando che appunto poi a lezione mi sarei trovata a toccare quasi con mano quello che poi andremo a fare, perché i professori appunto ti fanno proprio toccare appunto quello che andrei a fare, quindi sono molto contenta di aver fatto questa scelta. Mi aspettavo più lezioni frontali e invece fortunatamente non è stato così, per questo, come hanno già detto tutti,
frequentare se potete, è un'occasione imperdibile. E poi, come diceva Rebecca, anche come è stata gestita l'emergenza adesso, che sicuramente non è stato facile, però i professori e le segreterie sono stati tutti stradisponibili, quindi io personalmente non mi sono sentita lasciata sola, ci sono state tante difficoltà magari a casa così, tante persone comunque avevano difficoltà, i professori sono stati tutti disponibili, quindi non posso che consigliarvi di fare questo corso, anche perché le lezioni sono veramente interessanti, poi a prescindere dalle materie, che quelle ok sì sono interessanti, però è proprio bello seguire i corsi. Grazie. Intanto grazie a Rebecca e a Francesca, che ovviamente ci fa tanto piacere, anche perché potete garantire che non abbiamo concordato nulla, se non dire parlate un po' della vostra esperienza, quindi siamo molto contenti, io sono molto contento della cosa che avete detto, perché sento che sono molto, molto sincera e molto appunto dentro l'esperienza che avete fatto, quindi mi sembra veramente prezioso. Dunque io a questo punto volevo cominciare a invece rispondere alle domande che hanno cominciato ad arrivare sulla chat.